una missione in Bosnia e ancora in Sudan, Afghanistan e Iraq. In Italia in prima linea contro la mafia nell'operazione Vespri Siciliani. È il generale di brigata Lorenzo Guani, 55 anni, spezzino, già capo di Stato Maggiore dell'Esercito in Liguria, protagonista di missioni in teatri complessi fino all'ultima in Iraq nel 2021, quando ha cominciato a manifestarsi una grave malattia di fronte alla quale non si arrende, fedele come sempre al motto alpino «Tasi e tira», ovvero «zitto e continua a marciare». Lorenzo è l'eroe del nostro corso perché sta lottando in modo titanico contro una malattia e lo sta facendo in modo decoroso. E oggi vogliamo ringraziare anche la sua signora, sua moglie, che ha organizzato tutto questo per stare vicino a Lorenzo e abbracciarlo forte in un momento di lotta contro un male bruttissimo. Stamani all'anfiteatro di Viale Alpi c'erano le autorità, ma soprattutto tanti colleghi ed amici che si sono dati appuntamento per esprimergli la loro umana vicinanza nella lotta contro il male che lo ha colpito. Siamo qui oggi, colleghi di corso, amici, persone che hanno voluto bene, vogliono bene a Lorenzo, l'hanno conosciuto per motivi professionali e vengono da tutta Italia per stringersi e abbracciarlo fraternamente. Tra questi colleghi, oltre al comandante del comando militare dell'esercito e collega di corso di Lorenzo, anche il capo corso del 169° corso Orgoglio, il corso d'accademia che Lorenzo ha frequentato. Un incontro toccante, carico di sentimenti, di riconoscenza e solidarietà verso un uomo che si è speso per lo Stato in Italia come all'estero, serbando in chi l'ha conosciuto il ricordo indelebile che soltanto una grande persona ti può lasciare.